Benvenuti in una nuova elegante avventura di Beato tra gli orologi. Elegante perché in questa nuova puntata del nostro format in cui parliamo di orologi andando un po' a guardarci i siti internet e i cataloghi delle varie maison, come avrete visto anche dalla copertina di questo video, parliamo di Eberhard, un'azienda che ha grandissima storia nel mondo dell'orologeria, di cui abbiamo già parlato in un precedente video qui su Talk e che vi invito a guardare, e che da ultimo è molto amata dagli appassionati perché ha ricominciato a pescare dal proprio heritage, soprattutto con versioni di orologi come lo Scaphograph o lo Scintigraph, quelle linee di orologi professionali degli anni 60 e 70 che hanno fatto grande la storia di Eberhard. Quindi, senza perdere altro tempo, andiamo sul sito di Eberhard e vediamo un po' che cosa ci propone. Tutto inizia con il museo di Eberhard e l'esposizione della collezione storica del museo. Tra l'altro è subito molto interessante, voglio vederlo assieme a voi. Possiamo vedere in copertina già qualcosa di Eberhard e naturalmente tutto ciò che ha fatto la storia del marchio. Una significativa selezione del patrimonio storico del brand è esposta per la prima volta in un luogo appositamente realizzato, museo che naturalmente Eberhard non soltanto si può permettere, ma ha fatto benissimo a realizzare, proprio perché noi appassionati molto spesso viviamo soprattutto di questo, viviamo soprattutto della storia dei marchi, delle loro innovazioni, delle loro innovazioni tecniche, tutto ciò che di affascinante ci può essere dietro un marchio e può essere visitato, vediamo un po' il museo, l'ultimo mercoledì del mese su prenotazione. Beh, bellissima e bellissima iniziativa, quindi vi invito, e spero anch'io di poterlo fare presto, a prenotarvi per una visita presso il museo di Eberhard. Complimenti, bellissima iniziativa. Detto questo, torniamo nella home dove il museo ci veniva proposto, vediamo un po' novità. Le ultime novità di Eberhard purtroppo partono con un orologio che gli appassionati non hanno mai amato tanto, ovvero il Chrono 4. Chrono 4 che ha da sempre un po' suscitato i dubbi e perplessità, soprattutto da un punto di vista tecnico, nonostante l'innovazione di Eberhard con la data a ore 12, ma soprattutto con i quattro contatori in linea, che tuttavia sono in linea perché c'è un sistema di rimando del movimento attraverso tutta una serie di ingranaggi che sinceramente rendono molto molto complicato questo orologio. Qualcuno ha detto anche fragile, però devo dire sinceramente che l'ho avuto non in questa versione ma nella versione classica. Devo anche ammettere che mi è piaciuto molto, un orologio molto iconico e riconoscibile, e onestamente non mi ha mai dato alcun tipo di problema. Ma detto questo, secondo me rimane una delle colonne portanti del marchio. Ma il marchio, come abbiamo detto, propone anche molto altro, a partire per esempio dal Tazio Nuvolari, che peraltro è stato anche aggiornato recentemente con un diametro più contenuto. E quindi infatti lo vediamo qui, una cassa dal diametro di 41 mm in due versioni di quadrante con una lavorazione frappè elicoidale e la lunetta con la tipica lavorazione a rosette e l'incisione della scala in miglia. E poi naturalmente ci diceva che non poteva mancare il carapace, cioè la tartaruga, in questo caso chiusa su se stessa, che racchiude le iniziali Tazio Nuvolari e il giallo, il colore portafortuna. Tazio Nuvolari, tra l'altro, che ha una grande storia di cui vorrò parlarvi poi prossimamente in un altro video. Un orologio che mi è piaciuto sin da subito e che finalmente ha delle dimensioni umane, però devo sinceramente dire che se ancora oggi dovessi scegliere un Tazio Nuvolari, sceglierei non soltanto la versione classica da 43 mm, se non ricordo male, ma soprattutto la versione con il carapace, ovvero la tartaruga, aperta, quindi con le quattro zampette e con la testa visibili e non chiusa su se stessa, che rappresenta anche la prima versione del Tazio Nuvolari e che è più apprezzata, più amata dai collezionisti.
Non so se ci sono i prezzi qui su Eberhard, sul sito di Eberhard, probabilmente no, ma ci accontenteremo. Andiamo avanti con lo Scaphograph, un altro orologio magnifico. Questo riprende tutto quello che è lo stile heritage del modello, tra l'altro con data, che ha fatto storcere il naso a tanti collezionisti, ma c'è da dire che lo Scaphograph era con data, anche nella sua versione heritage. Era con data lo Scaphograph 300, mentre era senza data, quindi con l'indice triangolare anche a ore 3, la versione precedente heritage del modello, ovvero lo Scaphograph 200 metri. Quindi in questo caso Eberhard è stata molto attenta al proprio heritage, richiamando esattamente il modello dell'epoca, ovvero il 300 con data a ore 3. In questo caso un orologio veramente bello, soprattutto con quadrante verde e il cinturino in pelle marrone, ma è presente anche il cinturino, il bracciale in acciaio, insomma, con la chiusura de pliant de clic che è brevettata da Eberhard. È una chiusura molto particolare perché in pratica si chiude e si assicura la chiusura attraverso una leva che va azionata muovendo il pomello ad essa collegata. Una chiusura, insomma, molto caratteristica, molto carina, sicuramente funzionale, e brevettata direttamente da Eberhard. Purtroppo non ci sono i prezzi di questi orologi, però se non ricordo male qui siamo a meno di 3.000 euro per un orologio. Vediamo se riusciamo anche a trovare alcune caratteristiche tecniche così da leggerle assieme. 43 mm, un 300 metri, distanza anse 21 mm. Il prezzo purtroppo ce lo dobbiamo immaginare, però come dicevo dovremmo essere sotto i 3.000 euro. Lunetta in ceramica girevole, luminescenza vintage sul primo quarto della scala della minuteria, eccetera eccetera. Insomma, un orologio molto iconico, molto bello, che secondo me Eberhard ha fatto benissimo a riproporre. Insieme allo Scaphograph 300 c'è anche lo Scaphograph 200 in edizione limitata. Come potete vedere richiama il modello 200, quindi senza la data a ore 3, purtroppo però appunto un'edizione limitata che è andata immediatamente a ruba tra i collezionisti, soprattutto per la sua anima assolutamente vintage e anche per la bellissima simmetria del quadrante, e che secondo me Eberhard ha fatto davvero benissimo a riproporre, e anche a riproporlo in edizione limitata, così da svegliare un po' i collezionisti e gli appassionati e rilanciare il marchio, soprattutto creando tanto interesse attorno a questo modello. Acciaio DLC oppure con cinturino in gomma, ma se non ricordo male il 200, anche se qui non lo vedo, in realtà era stato proposto anche in acciaio, quindi non soltanto in trattamento DLC, quindi acciaio scurito in nero, ma anche in acciaio normale e con cinturino in pelle anche. Purtroppo qui non lo vedo, però adesso vediamo all'interno del sito se troviamo altro. Nel frattempo andiamo sul tanto amato, odiato, discusso Chrono 4. Qui ci sono vari modelli, questo qui in particolare è quello che ho avuto io, il Panda con i quattro contatori neri. È un orologio davvero molto particolare, un orologio che secondo me ha reso celebre Eberhard nella storia moderna, nella storia contemporanea del marchio, nonostante le soluzioni tecniche per alcuni poco pregiate che si sono rese necessarie per poter avere i quattro contatori in linea, cioè, come dicevamo all'inizio, una serie di ingranaggi di rimando per poter azionare le sfere dei subcontatori cronografici in quella posizione così strana, ma anche così unica, sinceramente. Quindi un orologio che non ho mai condannato, anzi ho avuto per curiosità e che mi è piaciuto tantissimo, soprattutto perché è un orologio assolutamente unico. Poi mi rendo conto che ha uno stile che non può piacere a tutti, però
starei molto attento a criticarlo proprio perché si tratta di qualcosa di unico che un'azienda come Eberhard ha fatto, a differenza di tante altre che invece si sono sempre accontentate di disporre i contatori del cronografo dove capitavano in base al movimento incassato. Quindi c'è stata una ricercatezza, anche in questo senso, che secondo me è apprezzabile. Il Crono 4 è arrivato con nuove versioni. Questa, per esempio, è una versione, questa più sportiva, più racing, se così vogliamo chiamarla, peraltro con il cinturino in gomma, anche più grande del classico Crono 4 da 40 mm, che in particolare non mi è mai piaciuta. Questo è un orologio che onestamente non ho capito, perché se da un lato il Crono 4 nella sua classica versione è un orologio che ha apportato delle ricercatezze stilistiche molto particolari, nella versione successiva è diventato un orologio che vuole essere forse eccessivamente sportivo per come invece si presenta nella sua totalità, per esempio con i tasti a pompa che lo rendono un orologio forse meno moderno di ciò che vorrebbe essere in questa configurazione. Ma Eberhard è anche altro, come dicevamo, ci sono anche delle ulteriori riedizioni, per esempio io vi mostrerei il bellissimo Scintigraph, anche in questo caso un orologio che richiama l'heritage della Maison e che all'epoca, nel 1961, così come scrive Eberhard, quando fu proposto questo orologio, era pensato per gli ingegneri, per i professionisti, per i chimici, per chi, insomma, un po' come il Rolex Milgauss, aveva bisogno di un orologio a magnetico, comunque molto resistente, che potesse accompagnarlo durante la sua attività professionale. Eberhard tirò fuori lo Scintigraph, un orologio automatico, e poi riproposto in alcune versioni moderne, tra l'altro anche oggetto di una bellissima edizione speciale e limitata per il forum di Watchhouse, e che non ho avuto modo di acquistare purtroppo, ma che mi sarebbe piaciuto avere. Questa è un'altra linea di Eberhard che mi ha convinto sin da subito. E poi andiamo a vedere il 1887. Ci sono diverse collezioni che non conosco benissimo, quindi le vediamo insieme per la prima volta. Questo effettivamente non lo conoscevo. Un orologio elegantino, anche se questi cinturini un po' cravatta sartoriale non li apprezzo tanto, conferisce al modello uno stile vintage perfetto per il dandy del nuovo millennio. Va bene, sono definizioni che insomma poco condivido da appassionato, però devo anche dire che si tratta molto spesso di gusti. Molte volte le maison devono anche rivolgersi a chi non è prettamente appassionato di storia, di meccanica, di heritage, e quindi ci sta anche l'orologio un po' più fashion come questo che tra l'altro vuole essere un elegante ma è quasi un 42 mm. E che effettivamente vanno poi a puntare un mercato che magari a noi appassionati non interessa, ma che ha assolutamente tutta la sua legittimità e la sua dignità. Volevo poi vedere il Contograph di Eberhard, anche in questo caso. Ah, ecco, questo lo conosco, sì, cronografo Bicompax, tasti a pompa. Anche in questo caso, orologio bellissimo, ma che secondo me ha fatto poco parlare di sé, perché è un po' troppo grande per ciò che potrebbe essere. Un cronografo Bicompax a carica automatica, anche lui richiama naturalmente lo stile e tutto l'heritage degli anni 60 che lo stesso modello Contograph aveva, e ce lo dice anche Eberhard all'interno del sito, l'omonimo modello, e che appunto la Maison richiama, però anche in questo caso sempre forse un po' troppo in chiave moderna, nel senso che ha tirato fuori un orologione, un cronografo da 42 mm, un'impermeabilità di soli 50 metri, e che secondo me invece è declinato in una versione da 40 mm al massimo, o anche 39 per esempio come i moderni
Rolex Daytona, che sono 39 mm al calibro, avrebbe secondo me suscitato molto più interesse da parte degli appassionati, anche perché l'Heritage sta andando tantissimo, le Maison che possono permetterselo, come Everard, fanno bene a richiamare questi modelli, però per alcuni non è ancora chiarissimo il fatto che gli appassionati amano il vero modello vintage e che quindi vorrebbero il più delle volte una riedizione fedele al modello vintage, quindi non soltanto una riedizione moderna, ma qualcosa che possa avere il fascino e quel romanticismo tipico appunto del vintage. Inoltre Eberhard continua con altre edizioni, il Chrono 4 l'abbiamo visto, così come il Tazio Nuvolari, 8 giorni. Eberhard 8 giorni, anche lui celebre, anche lui non amatissimo dagli appassionati, anche perché, e adesso lo vedremo, purtroppo pur volendo essere un elegante dall'animo vintage, rimane un orologione, in questo caso un 40 mm, che sarebbe potuto essere, secondo me, un 36 o 37 mm. Un orologio di questo tipo in una cassa da 36 mm sarebbe davvero stato un elegante per tutti. E anche grazie ai prezzi che può fare Eberhard, che in questo caso non stiamo vedendo, ma normalmente sono prezzi contenuti rispetto alla media delle altre case blasonate, sarebbe stato secondo me un best buy che in pochi non avrebbero comprato. Un meccanico manuale carica di 8 giorni con un calibro Eberhard che appunto porta il calibro a 8 giorni, insomma un orologio che secondo me avrebbe potuto avere grande spazio tra gli appassionati. Così purtroppo non è stato. Questo, come potete vedere, di cui vi parlavo, eccolo qui, la leva brevettata da Eberhard che va a chiudere poi il cinturino e praticamente si tratta di una sicura. Molto carina, molto caratteristica, che dimostra anche la voglia da parte di Eberhard di fare bene e di essere ricercata. Un altro orologio molto conosciuto dagli appassionati e che ha avuto pochissimo spazio purtroppo rispetto a tanti altri è il Traversetolo, anche in collezione V3, ovvero con fondello trasparente, e che anche in questo caso, pur trattandosi di un orologio blasonato, è un orologio dallo stile pulito e che avrebbe potuto veramente piacere tanto, si è fermato a 43 mm, che per un orologio tutto quadrante diventa una esagerazione che a mio avviso non ha giustificazione. E quindi anche in questo caso purtroppo un orologio di una casa blasonata come Eberhard e che ha tutte le caratteristiche per diventare per esempio un everyday perfetto, con un'impermeabilità di 50 metri e un diametro di 43 mm, purtroppo si è fermato dove invece avrebbe potuto sfondare, per esempio con un diametro molto più contenuto da 36-37 mm e un'impermeabilità di almeno 100 metri. Sono sicuro che un orologio di questo tipo, al prezzo a cui si trova questo orologio, è usato, si trova a abbondantemente meno di 1000 euro, sarebbe veramente potuto essere a polso di tantissimi appassionati. Insomma, la storia di Eberhard le ha consentito e ancora oggi le consente di richiamare tutto il proprio passato, perché di passato Eberhard ne ha e ne ha di bello. Lo abbiamo visto nel Contograph, nello Scintigraph o anche nello Scafograph nelle sue due versioni. Purtroppo però il problema maggiore a mio avviso di Eberhard è che è poco rivolta a quello che cercano oggi gli appassionati e che stanno rivoluzionando un po' il mondo degli orologi, perché le Maison hanno cominciato ormai da un paio d'anni a richiamare il proprio passato, ma soprattutto in maniera fedele, quindi anche nei diametri, cercando di mantenere fede appunto a quelli che erano i progetti vintage e che naturalmente avevano diametri contenuti senza arrivare a professionali da 43 mm, in alcuni casi come abbiamo visto con Eberhard. Un'azienda a cui sono molto legato, Eberhard mi è sempre piaciuta tantissimo e come dicevo ho provato diversi modelli, tra cui il tanto discusso Chrono 4 che in tanti magari non hanno mai avuto neanche il coraggio di provare. Un'azienda che mi piacerebbe rivedere nelle vetrine più belle insieme ai blasonati, così come merita Eberhard, e che
probabilmente in futuro potrebbe accontentare anche queste richieste. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate del marchio, non prima però di avervi ringraziato per essere stati anche in questa puntata di Beato tra gli orologi, e io vi do appuntamento in un prossimo video qui nella nostra stanza degli orologi su Talk. Ciao!